Pyramid Azure activated. Ciao Warriors, un buon pomeriggio da parte di Angel e bentornati nella piramide. Siamo tornati con Fahrenheit. E ci stanno chiamando al telefono, ma dove era messo? Oh, è in salotto, giusto. Nel conto proprio da dove stiamo uscendo noi. Arrivo, eccomi. Ce ne hai messo di tempo? Ero sotto la doccia. Novità? Praticamente niente. Non si può identificare il proprietario del segnalibro trovato nel libro. Sopra ci sono dei codici numerici. Per me sono solo numeri a caso. Pensavo che tu potessi avere qualche idea. Mandamelo via fax. Beh, non avevo sonno. Sarà di certo una piacevole lettura. Ok, te li mando subito. Se ti viene qualche idea, chiamami. Rimarrò qui per un bel po'. Sarà una lunga nottata. Ok, a più tardi, Tyler. A più tardi. Ecco fatto. Almeno ora per un po' possiamo riposare. Ce la possiamo guardare la TV? No. Volendo possiamo mangiare qualcosa però. Bene, abbiamo la pizza sul tavolo. Qua non c'è niente, ci sono solo le nostre posate. Comunque, è una bella casa, Carla. Molto bella. Ci sta. Niente, come non detto. Nada. Una cosa però è certa, non posso di certo far andare Carla in giro così. Anche perché... Allora, piccolo spoiler, tra un po' avremo ospiti, perciò insomma non possiamo farci trovare così, quindi tanto vale vestirci. Ecco fatto, ora va meglio. Andiamo un po' in bagno. Oh, vedete? Chi può essere a quest'ora? Non sto aspettando nessuno. Dici? Mi annoiavo e ho pensato che, in qualità di cortese vicino di casa, avresti accettato di dividere la noia con me. E questa eccellente bottiglia di vino francese. In qualità di cortese vicina di casa non potrei mai rifiutare il tuo noioso invito, né tantomeno il tuo eccellente vino, Tommy. Immagino che persino una single convinta come te abbia un paio di calici da vino in giro. Credo di averli da qualche parte. Siediti, te li vado a procurare, Tommy. Beh, almeno ora abbiamo avuto modo di conoscere il nostro vicino di casa, Tommy. Quello dell'email di un paio di puntate fa. Ecco i calici.
un brindisi? Va bene. A cosa? All'amore, ma cos'altro? All'amore, allora. Saluta. Esci con qualcuno? In realtà ho conosciuto da poco un uomo. Una persona sincera e molto gentile. Per di più lavora in banca. Credo che questa volta potrebbe diventare una cosa seria. Oh. Sei ancora single? Cosa aspetta una bella ragazza come te a sistemarsi? Trovati un bel ragazzo. Se c'è una cosa che abbonda a New York, sono gli uomini affascinanti. Non lo so, credo di non essere proprio interessata. Le mie ultime esperienze di cuore si sono rivelate un vero disastro. Non sono ancora pronta per qualcosa o qualcuno. Capisco. Sono felice che ti sia tornato il sorriso. Abbiamo tutti i nostri alti e bassi, giusto? Ho sempre pensato che la gente di New York non desse importanza all'omosessualità, che fosse di larghe vedute. Come mi sbagliavo. Ci guardano ancora come esseri diversi dalla cosiddetta gente normale. Basta chiacchiere, guarda cosa ho portato. Sono dei tarocchi? Leggerò il tuo futuro. Vuoi dire che sai come usare quelle carte? Mia nonna era una medium. Mi ha insegnato a leggere le carte da bambino. Mi ha trasmesso i suoi poteri visivi. Funziona davvero, sai? Ciò che le carte predicono finisce per avverarsi sempre. Vediamo se incontrerai la tua anima gemella o se morirai come una vecchia zitella. Ok, mio zingaro. Dimmi cosa dovrei fare. Semplice. Prendi le carte e mischiale. D'accordo. Mescoliamola. Un altro po'. Una terza volta. Ok, basta così. Pesca due carte. Ok. Vediamo un po'. La parte analogica a sinistra per muovere X per scegliere una carta dei tarocchi. Ok. Vedo un periodo molto buio. Una fuga. Un grave pericolo. Pesca altre due carte. Ok. Stavolta però facciamo così. Ne prendo due dalla stessa riga. Non sei sola. Stai inseguendo qualcuno, un tipo. Inquietante. Nasconde un importante segreto. Pesca ancora due carte, ti prego. Ok. Stavolta però... una diagonale. Una di qua. E una di qua. Vedo una maledizione. Grande sofferenza e paura. Vedo morte nera e dolore. Ehi, vieni a trovarmi quando hai bisogno di essere tirata su di morale. Seriamente, mi dispiace, Carla. Non si è rivelato divertente come pensavo. Ah, non fa niente, Tommy. Vediamo quali orrori ha in serbo il destino per me. Ecco altre due carte. Ok, quelle nel mezzo. Una bambina. Due destini. Un percorso verso la vita, l'altro verso la morte. Carla, fermiamoci qui. Mi dispiace, non so cosa sia accaduto. Non avevo mai letto cose simili nelle carte. Di solito non rivelano fatti del genere. Non scusarti, Tommy. È solo uno stupido gioco. E comunque non credo nella predizione. Bene, devo andare a casa. È tardi.
Notte, Carla. Notte, è stato bello parlare con te. Torna a trovarmi quando vuoi, ok? Lo prometto. Mua. Dai, non è stato male ricevere una visita da Tommy dopo tutto. Già che ci siamo, finiamo quella coppa di vino. Oh no, non la possiamo prendere. Peccato. Non c'è stato un inverno così freddo da anni. Odio l'inverno. Tutto è silenzioso, immobile. Come se non ci fosse più vita. Spero che non duri a lungo. È quello che spero anch'io. Anche se, a dirla tutta, a me piace l'inverno. Molto. Per un po' abbiamo recuperato un po' di sanità mentale. E anche di umore. Siamo un po' meno stressati. Andiamo nella camera da letto. Comunque, vedo che la Carla ha ancora il vizio di collezionare peluche. Ok, ora passiamo da Tyler. Lo vedo un po' troppo stressato, Tyler. Facciamolo allenare un po' con la palla. Perfetto. Ok. Passiamo ora da Carla. Dovrebbe esserci arrivato a questo punto quel file. Eccolo là. Il mio futuro è così macabro. Ha parlato di una bambina. Non credo in queste cose, ma mettono sempre un po' di paura. Il segnalibro trovato nel libro dell'assassino. Lettere e cifre, chissà che significa. Ci siamo. Devo chiamare Tyler. Chiamiamolo allora.
Tyler Miles. Si tratta di un elenco di azioni. Il segnalibro è stato stampato in una banca. Azioni? E come l'hai capito? È troppo lungo da spiegare. Ci sarà un modo per identificare la banca in cui è stato stampato questo elenco? Già, hai ragione. Deve esserci un modo. Il primo che lo scopre richiama l'altro. Ok. Chi conosciamo che lavora in banca? Tommy. Mi spiace disturbarti, Tommy. Non preoccuparti, non ero ancora pronto per andare a letto. Che posso fare per te? Si tratta di una delle mie indagini. Pensavo potessi aiutarmi rispondendo a una domanda. Mi chiedevo, esiste un modo per identificare una banca partendo da un elenco di azioni stampato lì? Sì, le banche usano sempre carta filigranata, con il codice di identificazione. Il codice è stampato su una filigrana? Bene, farò controllare il documento. Grazie, Tommy. Notte. Notte, Carla. Ok. Vai che ci siamo. Ci siamo. Devo chiamare Tyler. Sì. Il segnalibro dovrebbe essere filigranato con il codice della banca. Verifico subito e ti richiamo. Passiamo da Tyler. Eccoti qua. Allora, sposta la luce con la levetta analogica a sinistra. Ok. Credo di averlo trovato. Tyler? Ho il codice. Non dovresti avere problemi a identificare a quale banca corrisponde. Stavolta abbiamo l'assassino in pugno. Credo proprio che farò una visitina in banca domani. Vuoi che vada io? No, andiamoci noi. No, preferisco andare io se non ti dispiace. Voglio vedere in faccia il nostro uomo. Ci vediamo dopo alla centrale per parlarne. A domani, Tyler. Ok, ci vediamo, Carla. Alla fine avevo convinto Marcus a lasciarmi uscire. Avevo dormito a lungo ed era rimasto a vegliare su di me. Dovevo riprendere il contatto con la realtà. Le condizioni fisiche peggioravano in fretta e il mio stato mentale pure. Stavo quasi per lasciarmi andare. Sapevo che non avrei retto ancora per molto. Salve, sono il detective Carla Valenti, polizia. La polizia? Mi hanno trovato. Ehi, ci dobbiamo muovere. Un pezzo di carta per stampante. Penso di averlo usato come segnalibro. Oh, sarà meglio nasconderlo. Meglio che ci sbrighiamo, però. Riccardo III. Spesso leggo Shakespeare. Mi piace il tono sobrio e disperato. Marcus mi ha regalato questo libro, uguale a quello che ho lasciato al ristorante. Meglio non lasciarlo in giro. Meglio che ci sbrighiamo, però. Ai ai. Ok, cosa ti dimentico?
Ok. Salve, sono il detective Carla Valenti, polizia. Lei è Lucas Kane, vero? Sono qui per rivolgerle qualche domanda. Domande? A che riguardo? Sto lavorando a un caso di omicidio e ho ragione di credere che l'assassino lavori in questa banca. Cosa vuole sapere? Conferma che questo elenco proviene da questa banca? Dirà qualcosa sulla filigrana? Sì. La carta proviene da qui. Nella filigrana c'è il nostro codice identificativo. Esiste un modo per stabilire dove è stata stampata? Il suo capo mi ha informato di tutto, ma forse potremmo sapere qualcos'altro. Vanità? Questa carta viene usata dagli acquirenti di azioni per stampare i prezzi. Ce ne sono almeno un centinaio in questa banca. Quest'uomo è molto teso. Le domande della polizia lo innervosiscono. Credimi, non siamo tesi per via della polizia. C'è qualche problema, signor Kane? Eh? No, no, chiedo scusa. Esiste un modo per sapere dove è stato stampato il documento? Qual è il problema? Sembra turbato dalle mie domande. Ho avuto una giornata piuttosto faticosa, quindi se non le dispiace... Anch'io ho avuto una giornata faticosa. Prima risolviamo questa faccenda, meglio sarà per tutti. Ora, se vuole rispondere alla mia domanda, per favore. Ah, non proprio. Le nostre stampanti non lasciano alcun segno identificativo. Un testimone ci ha aiutato a fare un identikit. Le dispiace dare un'occhiata? Le ricorda qualcuno? No. No, no, non mi ricorda nessuno. Mi dispiace. Sicuro? Era un tentativo. Quest'uomo assomiglia vagamente all'identikit. Potrebbe essere lui. È sicuro di sentirsi bene? Io pensavo... Chiedo scusa. Qualcosa di insolito qui alla banca ultimamente? Mi hanno detto cosa gli è capitato ieri. Chissà se ne farà parola. Sì, io... Beh, in realtà soffro di attacchi di epilessia. Sono molto rari, ma possono essere violenti. Infatti, ieri ne ho avuto uno e credo di aver dato spettacolo. Ma questa... è l'unica cosa degna di nota che è successa ultimamente. Che strano. Gli avambracci sono fasciati. Chissà cosa gli è successo. Cosa le è successo alle braccia? Menzogna. Oh, ho avuto uno stupido incidente in casa. Non credo proprio di essere portato per il fai da te. È lei nella foto con il prete? È forse un suo amico? Quel prete gli assomiglia moltissimo. Forse è un membro della sua famiglia. È mio fratello, Marcus. È sicuro di sentirsi bene? Mi sembra sia un po' pallido. Ah, sarà il raffreddore.
Sembra mentalmente instabile. Potrebbe essere il nostro uomo. Devo esserne certa. Ha accesso a questo tipo di carta, signor Kane? Sì, certo. Mi occupo della manutenzione dei computer. Quindi ho accesso a tutti i tipi di carta. L'elenco potrebbe perfino essere uscito dalla mia stampante, se è ciò che vuol sapere. Mi dica, signor Kane, dov'era la notte del 26 gennaio? Elodie. Non mi sento molto bene. Devo andare a rinfrescarmi un po' la faccia. Vada pure, l'aspetto qui. Ok. Se n'è andato. Si comporta in modo strano. Meglio dare un'occhiata veloce alla sua scrivania prima che ritorni. Ci saranno delle impronte sopra. Così sarà facile stabilire se è il nostro uomo. Shakespeare, proprio come il libro trovato al ristorante. Credo valga la pena controllare. Lo prenderò senza che se ne accorga. Un pezzo di carta per stampante. Lo prenderò. No, la foto lasciamo la storia. Ok, sto tornando. Va bene così. Si sente meglio? Sì, grazie. Non ho altre domande. Tolgo il disturbo. Grazie per la collaborazione. Ok, raga, io direi che la possiamo chiudere qui per oggi. Sento ancora l'adrenalina che mi sta tartassando. Avevo dimenticato quanto fosse teso questa parte. Ah, però ci tengo a dire una cosa. Con questo episodio finisce ufficialmente quella che è la prima parte del gioco. Con questo episodio la prima parte si chiude qui. Dal prossimo episodio in poi entriamo nella seconda parte del gioco. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio in descrizione i link del mio canale YouTube ufficiale, il canale Twitch, il profilo Instagram e il mio profilo Wattpad. Ai lati vi lascio altri due video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like per supportare questa serie. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi per supportare il canale. Vi mando un abbraccio enorme e con Fahrenheit, come sempre, ci rivediamo mercoledì. Pyramid Azir, Disable.